Carlo Mariotti per conoscere sia il professionista ma anche l'uomo, Carlo Mariotti, che al di fuori del proprio lavoro, quindi come senologo, ha una sua vita privata come ce l'abbiamo tutti, e quindi una famiglia, figli, come si riesce a interagire tra il lavoro e casa? Questa è un'ottima, è una bellissima domanda. Ho già detto che nasco anconetano, ma cittadino falconarese ora. Sono sposato con una collega che attualmente è responsabile delle malattie infettive pediatriche del Salesi, e ho tre figli, due maschi, due maggiori, che hanno scelto di fare uno l'ingegneria chimica e l'altro il fisico medico, e che mi stanno dando grandi soddisfazioni. La più piccola ha deciso di seguire le orme del papà e della mamma, per cui sta studiando medicina. Che cosa farà ancora, questo non si sa. La mia vita, ho citato già la mia grande passione per le lettere antiche, che ho mantenuto, perché una delle mie grandi passioni è leggere. Leggo di tutto perché fondamentalmente sono un curioso delle cose, lo sono sempre stato, e quindi mi appassiona leggere qualsiasi cosa trovo che stimoli il mio interesse. Tra le grandi passioni, lo sport, che ha fatto sempre parte della mia vita, in parte praticato, in parte attualmente solo guardato, il calcio, e il tennis, che invece pratico tuttora. È stato molto complesso a portare avanti tutto nei periodi in cui il lavoro era assolutamente molto pressante, ma devo dire che con una certa dose di carattere molto, molto disponibile, che mi riconosco, sono riuscito a conciliare tante delle mie passioni, della mia vita familiare, non trascurando tutto quello che di caro avevo. Ma volendo farti un rimprovero, perché tutti noi abbiamo un rimprovero da farci, specialmente nei confronti di chi ti sta vicino, quindi allargando, quale rimprovero ti faresti? Ma il rimprovero che mi posso fare probabilmente è quello di aver tolto sicuramente degli spazi, il mio tempo e probabilmente il mio buon umore. Nasco con buon umore, perché mi alzo sempre con buon umore. Probabilmente in molti momenti a casa mi hanno visto corrucciato o preoccupato per le cose che mi capitavano, e questo è un rimprovero che faccio a me stesso nei loro confronti e anche nei miei confronti, perché di fatto era sicuramente più giusto riuscire a contenere, in alcuni spazi protetti, contenere, ecco, le problematiche di tutti i giorni. Ma tu ne citavi sulla tua carriera tanti momenti importanti che hanno fatto di te un professionista conosciuto in tutta Italia e anche fuori dal territorio italiano. Qual è, volendo citarne uno solo, quello che ritieni più importante e quello che ti ha gratificato di più? Ma adesso, così a bruciapelo, mi fai una domanda difficile, però A a getto. getto mi viene di dire quando ho saputo che l'ospedale di Torrette nel 2004 mi aveva dato un'autonomia per la chirurgia senologica. Cioè era nato qualche cosa di nuovo, ed era nato sicuramente, devo dire, su quello in cui credevo e sulla fatica che avevo fatto. Forse quello è un momento, come tappa, meno rilevante di altre, però sicuramente emotivamente uno dei momenti in cui avevo compreso che avevo fatto qualcosa, avevo raggiunto qualcosa. Andiamo nella parte finale di questa intervista. Parlavamo che il 2 giugno riceverai questa onorificenza molto importante di grande ufficiale, e in tutta Italia sono poco più di 20.000 le persone che hanno questa onorificenza. Nelle Marche, in questo momento, in questa tornata del 2 giugno, sei l'unico. Però per arrivare a questa onorificenza ci sono tutti i passaggi prima. Quindi la prima onorificenza, e in che periodo l'hai ricevuta? Ma io ho ricevuto l'onorificenza di cavaliere
tanti tanti anni fa e non so rispondere in che anno è successo questo. E poi ho ricevuto le altre onorificenze che l'Ordine della Repubblica prevede negli anni a seguire e frutto sicuramente del lavoro e anche della stima di cui sono stato sempre oggetto da parte sia delle persone con cui lavoravo, di chi mi ha diretto sicuramente, e quindi di tanti amici che hanno proposto via via questi passaggi. Sicuramente questo è un passaggio che non mi aspettavo perché era un'onorificenza assolutamente ambita e quindi ne sono profondamente onorato. Ultima cosa, una persona come te che ha un'esperienza consolidata e che continua a studiare, perché mi dicevi che non si finisce mai di studiare, insomma, se uno ama questo lavoro bisogna che si tiene sempre costantemente aggiornato, pensi di poterla, al di là di quello che sono il tuo lavoro da privato, mettere a disposizione anche in altri campi o te la tieni per te? Io rimango assolutamente disponibilissimo a mettere a disposizione la mia professione, la mia cultura, se vuoi, un pregio che mi sono sempre ritenuto, quello della mia capacità organizzativa. E quindi su questo rimango aperto, attento a quello che magari la quotidianità mi può proporre. Quindi, niente, è un modo anche per dire che, insomma, e questo lo dico non a te, ma lo dico a tutti coloro che si appropinquano o sono da poco in pensione, che la vita continua, anzi continua a volte anche meglio, l'importante è avere interessi e proseguire su una strada che non è magari quella del cartellino, ma è quella di essere sempre in piena attività nella nostra società. Carlo, ti ringraziamo per questo incontro, Grazie. in bocca al lupo per tutto e buone cose. Crepi al lupo e grazie a te, grazie.